Qua, bravo. Andate un po' più indietro. Non spingete, ragazzi. No, va bene, va avanti l'operatore, dai. Ma metto... basta che lui tanto sa che si rivolge anche di qua. Aspetta, che ci... aspetta, ci ingroppiamo. Scusate. Guarda, sono qui con la dottoressa Russo, che è la nostra massima responsabile per tutta questa partita, ovviamente l'assessore regionale alla sanità Lanzarini. Dico che questa mattina abbiamo avuto più riunioni, peraltro mi ha chiamato anche il capo dello Stato, e quindi voglio ricordare il capo dello Stato chiamato chiedendo informazioni rispetto alla condizione del Veneto. Ho parlato lungamente col capo dello Stato. Abbiamo fatto poi diverse riunioni, siamo sentiti in più occasioni anche stanotte con Speranza e con il Presidente del Consiglio e col collega Fontana. L'ultima riunione, che è stata quella più lunga, in videoconferenza con praticamente mezzo governo e comunque il Presidente del Consiglio e Speranza per quanto riguarda la competenza diretta, ne viene fuori che noi abbiamo chiesto, siamo dell'idea che l'approccio debba essere uniforme su tutto il territorio nazionale, che ci sia comunque la possibilità di garantire la salute ai cittadini e che vengano adottate delle linee guida nazionali uniformi. È vero che adesso stanno lavorando sulla base anche delle nostre proposte a delle linee guida nazionali. Per conto nostro, in attesa di queste linee guida che dovrebbero uscire, io immagino a ore e sicuramente oggi, abbiamo già contattato, poi ve lo dirà la dottoressa Russo, abbiamo già inviato al sindaco di Mira per le sue competenze e ai sindaci del Veneto già le prime indicazioni. La situazione è sotto osservazione, in questo momento abbiamo 12 positivi, 12 persone che non sono positive al coronavirus, delle quali ricordo 3 contagiati che hanno sviluppato malattia, dei quali 3, uno è una persona, il signor Trevisani, è deceduto ieri sera. Questa è la situazione. Il cittadino di Mira, quindi, che ha avuto, che è stato trasferito alle vive di Padova, in terapia intensiva a Padova, ha delle condizioni di salute ovviamente che ci preoccupano, però è seguito. Passerei la parola prima all'assessore Lanzarini, che vi dice anche rispetto al personale cosa abbiamo fatto, e poi al dottoressa Russo, che vi dà uno spaccato delle indicazioni. Presidente, che... scusi, sono tutti di voi, i 12? I 9, i 9 sono di voi. E gli 8 cinesi appena ricoverati e un americano ricoverato a Vicenza? Non sono ricoverati, noi stiamo facendo la verifica con i tamponi. Sì, anche lì. Sì, è corretto allora? Sì, sì. Grazie. Prego. Ma rispetto allora al personale sanitario, le misure che sono state prese sono state quelle appunto l'ospedale di Schiavonia, in cui sono stati appunto e si stanno facendo tutti i test per il personale appunto all'interno di Schiavonia. È chiaro che in questo momento l'azienda ospedaliera di Padova, reparto di tecnologia, è quello più sotto pressione, quindi stiamo cercando di recuperare personale anche da parte delle altre USL per mandare il supporto a Padova, perché ci sono molte persone in attesa, preoccupate, quindi vorremmo sicuramente dare una risposta, e quindi ancora stiamo cercando di trovare altro personale dalle altre USL che non hanno oggi casi o comunque non sono in una situazione di emergenza. Assessore, mi scusi, per quanto riguarda il comune di Mira, c'è un cordone sanitario come a voi Eugane oppure no? Allo stato attuale no, ma comunque abbiamo già scritto il sindaco e adesso la dottoressa Russo vi dà i contenuti di quanto abbiamo informato rispetto al comune di Mira e anche rispetto a tutti gli altri comuni del Veneto. Grazie. C'è da dire che rispetto a Mira rispetto a Vo, la differenza sta nel fatto che Vo è una comunità e alla fin fine anche rispetto al tema di quello che è accaduto sembra essere un enclave, a parte il fatto che dobbiamo ancora capire per bene la fonte del contagio. Tanto è vero che oltre i 2 diciamo, che hanno sviluppato la patologia, la malattia, abbiamo i 9 positivi al coronavirus asintomatici in questa fase, sono di Vo. Questo primo tema. Mira è un'altra storia, perché comunque stiamo parlando di un'altra persona, ma che le cui condizioni, abbiamo discusso anche in videoconferenza, proprio territoriali sono diverse. Detto questo, rispetto alle chiusure di strade o ai confinamenti, c'è da dire che ne abbiamo discusso stamattina, adesso stiamo elaborando delle linee guida in maniera tale che poi ci sia un approccio uniforme, anche visto e considerato che da qui ai prossimi giorni non sappiamo quale sarà l'evoluzione. Ricordo che i rettori mi comunicano che chiuderanno la prossima settimana
l'università, quindi chi doveva fare lezione non fa lezione, chi doveva fare solo esami, come nel caso di Padova, si spostano di una settimana. Tutte le università? Sì, sì, l'università del Veneto, sì. Lascio... Quanto riguarda le manifestazioni, per esempio, questo lo stiamo decidendo, affrontando, però io ho chiesto che sia affrontato con linee guida ufficiali, inutile che stiamo qui a decidere. Il carnevale non va bene, poi facciamo la partita con 80.000 persone. Nel momento non ci sono indicazioni. Non ci sono indicazioni. L'unica indicazione rispetto ai 20 collettivi, oggi ce l'abbiamo in questo istante su Bo, il quale ha. E Schiavonia, ovviamente, in quel senso. Posso provare? Può venire qua, però. No, fatela spostare qua. No, non si vede. Abbiamo capito bene. Ma il paziente di Mira è, è in terapia, è in rianimazione, scusate, all'azienda ospedaliera. E quindi rianimazione in azienda ospedaliera, per cui dovete scusare, ma abbiamo talmente tante informazioni, e in rianimazione in azienda ospedaliera. Vorrei che parlasse la dottoressa Russo. Coprire quella dottoressa. Perché così allargatevi di là, perché. Allora, come ha detto il presidente, abbiamo situazioni epidemiologiche differenti. Abbiamo un cluster, quindi un insieme di casi che si sono verificati nella comunità di Vo, e quindi le precauzioni che abbiamo, le disposizioni che abbiamo dato sono quelle di un'osservanza e di, diciamo, evitare quelli che possono essere tutti i contatti pubblici evitabili, in modo tale da evitare la diffusione, visto che abbiamo appunto questo cluster. Diversa invece è la situazione che si è verificata a Mira, dove allo stato attuale abbiamo un solo caso clinico e naturalmente si stanno svolgendo tutte le indagini. Quindi la definizione dei quadri epidemiologici è in continua evoluzione, dipende molto da questo lavoro che stanno facendo i dipartimenti di indagine epidemiologica, sia per capire qual è stata la fonte di esposizione, quindi il caso indice, sia per capire, insomma, come eventualmente modulare le osservazioni che diamo. Pertanto le osservazioni che abbiamo dato al momento al comune di Mira sono quelle, naturalmente, di stare in uno stato di attenzione, di evitare dove è possibile, insomma, soprattutto le aggregazioni, gli eventi privati che possono portare a un insieme di persone che stanno in comunità ristrette. Però per il resto di intensificare invece quelle che sono le precauzioni standard per le infezioni ospedaliere, e questo l'abbiamo mandato anche come indicazione per tutti i comuni del Veneto, quindi non soltanto per questi due. L'Istituto Superiore di Sanità ha pubblicato un decalogo, che comunque è anche sul sito della Regione, dove spiega benissimo quali sono le cose che devono essere fatte per evitare le infezioni. A questo la trasmissione delle infezioni respiratorie. A questo abbiamo aggiunto che in tutti i punti di negozi, supermercati, palestre, eccetera, siano disponibili le soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani, perché questa è la principale misura che limita la diffusione dell'infezione. Per questo abbiamo con Azienda Zero fatto degli ordini straordinari, quindi i comuni avranno il supporto delle aziende URSS per disporre di questo tipo di diciamo soluzione. Abbiamo, visto che parliamo di approvvigionamenti, anche con Azienda Zero, diciamo, ho aumentato gli ordini per quanto riguarda i test che dovessero rendersi necessari, quindi i test diagnostici per i virus, e anche naturalmente i tamponi e altri dispositivi di protezione individuale. Quindi al momento, come ha detto il Presidente, stiamo aspettando che ci siano delle indicazioni nazionali in modo da non penalizzare nessun territorio e di avere un analogo comportamento per quanto riguarda tutte le regioni. L'ospedale di Dolo come? L'ospedale, naturalmente, i reparti che sono stati interessati andranno incontro a sanificazione, e per quanto riguarda il personale viene tutto controllato. Quali reparti, dottoressa? Il reparto di geriatria e anche il pronto soccorso dove è passato il paziente. No, volevo anche dire un'altra cosa che al momento ci rassicura, che tutti i test che sono stati fatti sugli operatori sanitari dell'ospedale di Schiavonia sono allo stato attuale negativi. È chiaro che dobbiamo aspettare, però al momento, insomma. Senta, a proposito di Schiavonia, perché si sono attesi 14 giorni per fare il test a coronavirus al paziente che poi è deceduto? Allora, il paziente si è presentato, da quello che ci è stato riferito, con un quadro di polmonite. Un paziente che non presentava il criterio principale per la diagnosi, che ci ricordiamo è il criterio epidemiologico.
Il criterio epidemiologico prevedeva o un viaggio nelle aree a rischio o contatti con soggetti provenienti da aree a rischio. Poiché la persona non ha riferito nella sua anamnesi nessuna di queste condizioni, chiaramente non c'era il sospetto clinico. E quando è che è scattato invece la necessità? Poiché il paziente insomma non migliorava con le normali terapie che vengono affrontate per quanto riguarda i casi di polmonite da influenza, allora si è approfondita l'indagine ed è stata fatta, anche se non presentava questi elementi, il test per il coronavirus e si è riscontrato positivo. Da lì l'indagine epidemiologica, quindi lo stesso ambiente frequentato anche dall'altro caso, e abbiamo trovato questo piccolo cluster che adesso si è allargato con la positività di alcuni contatti. Ma questi 8 cinesi di cui parlavano prima? Allora, gli 8 cinesi si sono, diciamo, sono a seguito appunto delle indagini che si stanno facendo, si è scoperto che c'è una comunità cinese che non sappiamo, a Vo, che frequentava il bar, ma adesso non abbiamo elementi ancora per dire testati? Se questi sono stati mandati si trovano in malattie infettive per essere valutati e per essere testati. E l'americano invece è ricoverato a Vicenza? Di quello di San Bortolo non abbiamo insomma specifiche notizie, però c'è anche un'altra cosa che dobbiamo considerare, che valeva anche prima del verificarsi dei casi. Noi andiamo, diciamo, a valutare anche i soggetti che, tutti i soggetti che si presentano e che quindi non vengono mandati a casa, tutti vengono valutati da un punto di vista infettivologico e con il test. E quindi può succedere anche che un americano, anche se so che per quanto riguarda i militari americani che ci sono nella base di Vicenza, quindi hanno degli accordi specifici con l'azienda, hanno fatto degli incontri, quindi hanno già dei, diciamo, degli accordi e quindi un percorso. Quanti test avete fatto finora? A voi non lo so di preciso, perché è un numero in continua evoluzione. Diciamo che abbiamo seguito sotto controllo piuttosto le positività. Okay. Per quanto riguarda il personale ne sono stati fatti più di 200, però per quanto riguarda tutte le persone adesso vedremo via. Quindi via. Nessun degente positivo hanno I degenti no, non ci risulta. Neanche personale. Neanche personale. No. Quindi erano persone del paese? Erano persone del paese. Per Ma quanto riguarda i degenti, naturalmente ospedale? Li stiamo facendo. Come? Sono ancora dentro l'ospedale? Allora, la decisione che è stata presa ieri per quanto riguarda i degenti dei reparti dove sono passati 2 casi, al momento sono in ospedale e rimangono in ospedale, perché quello rappresenta il luogo per intervenire nel caso in cui si dovessero manifestare dei sintomi e per superare il periodo di quarantena che deve essere, naturalmente, che deve passare. E i nuovi casi sono ricoverati in ospedale o a casa? Allora, adesso stiamo verificando, c'era soltanto una persona che era sintomatica che è ricoverata, gli altri si stanno valutando, quindi dove sarà necessario il ricovero verrà fatto il ricovero, per il resto potrebbero essere in isolamento domiciliare in sorveglianza attiva. Ricoverata a Padova anche quest'altra persona? È ricoverata a Padova. Ok, quindi ce ne avete 2 adesso a Padova ricoverati, come di dire? Mi è una prova di matematica? No, per ricapitolare io, per carità. 3 quindi a Padova, scusa. Allora, a Padova è stato trasferito il paziente che era a Mira, poi abbiamo il paziente che era a Schiavonia e credo questo paziente che è risultato positivo. Che uomo è questo? Che non mi ricordo il sesso. Grazie. Quindi adesso tenteranno i test per chiunque abbia sintomi respiratori presenti in ospedale, come funziona? No, allora diciamo che ci sono quelli della comunità di Ivo a cui abbiamo detto offriamo il test, c'è lì una postazione che è stata individuata e via via verranno fatti i test, anche perché c'è una tempistica per l'effettuazione dei test e una tempistica per la refertazione dei test. Quindi farne 1000 non significa avere 1000 referti pronti, quindi ci vuole un tempo. Poi invece per quanto riguarda il resto del territorio regionale abbiamo detto che tutti coloro che dovessero avere sintomi respiratori importanti non viene considerata solo un'influenza ma come diagnosi differenziale anche il test per il coronavirus. Invece se dalle indagini epidemiologiche venissero rilevati dei contatti che si trovano dentro o fuori dal territorio, questi verranno indagati, quindi niente verrà lasciato, diciamo, inesplorato. Quindi lo screening è volontario, non è obbligatorio? No, allora lo screening non è obbligatorio, è offerto alla popolazione. Solo a voi. Solo a voi. Grazie. Di quelli ricoverati per sintomi influenzali, tutti questi verranno sottoposti a tampone? Allora, quelli che si presentano da ieri, da quando si sono verificati questi casi con sintomi respiratori importanti, che sono polmonite, dispnea, eccetera,
febbre alta, oltre che fare la valutazione, perché al momento facevamo anche la ricerca del virus influenzale, anche quelli che provenivano dalla Cina. Adesso, al contrario, anche senza avere criterio epidemiologico, viene cercato in questi soggetti che presentano questa sintomatologia il coronavirus. Dottoressa, dalla riunione che avete avuto con il Ministero della Sanità e la Presidenza del Consiglio, avete avuto qualche notizia sulle cure, le terapie, se ci sono sviluppi? No. Sappiamo che questa è un'interlocuzione che il Ministero sta portando avanti con il CDC e con l'OMS, però non abbiamo ancora una risposta. E la prima cosa da fare, allora, se un Veneto si ritrova, si alza domani mattina con la febbre, è contattare proprio un medico di base. No, questo lo dobbiamo dire, sì. Contattare proprio un medico di base, l'abbiamo anche scritto, perché dobbiamo evitare che si possa diffondere un'eventuale presenza del virus che il soggetto, insomma, sta incubando. Per cui rimane a casa, verrà valutato dal medico di medicina generale con triage telefonico, diversamente a seconda di quello che ritiene. Se necessario, naturalmente col 118 andrà. Prevedete in giornata che possano essere prese delle misure? C'è da dire che questo è accaduto di base. L'abbiamo prevista. Noi nelle linee guida mandate ai sindaci e anche in particolar modo a Mira questa mattina. E poi ovviamente sarà anche nelle linee guida nazionali, nell'ordinanza nazionale, visto considerato che chiediamo la reperibilità anche nel weekend dei medici di base per questa partita. E ovviamente quantomeno nella fase diurna, in maniera tale che conoscendo i pazienti, perché sennò finisce che tutti si recano a pronto soccorso e non riusciamo più a erogare magari sanità e prestazioni a persone magari che sono veramente gravi, non c'entra neanche il coronavirus. L'ultima cosa, tutti i 12 positivi non hanno avuto contatto con i cinesi né sono stati là? Stiamo facendo delle indagini per approfondire. Grazie ragazzi. Presidente, grazie. Permesso, scusa. La situazione su Venezia, perché la chiedono un po'. Senti, se chiudere il carnevale. No, ve l'ho detto prima ragazzi, ve l'ho detto, cioè, rispetto al carnevale, adesso noi stiamo, cioè, io ho chiesto che ci siano delle linee guida, anche perché l'approccio così, random, tu sì, tu no, non funziona, se è un tema epidemiologico di un virus, deve essere affrontato a 360 gradi, quindi dico bene. Se si mettono in discussione le grandi manifestazioni, sono tutte, si va dal campionato di calcio in giù, e se no non ha nessun senso, cioè questo è fatto proprio, è l'ABC del controllo della diffusione di un virus. E questo potrebbe essere previsto nelle linee guida attese per oggi? Adesso stiamo discutendo su questa partita, adesso ho appena sentito il ministro, perché comunque le linee guida riguardano molti aspetti, anche il confinamento, l'eventuale confinamento di asintomatici positivi, di portarli in una struttura dedicata oppure lasciarli a casa in isolamento volontario, ovviamente vigilato. Insomma, cerchiamo però anche di non diffondere ovviamente panico, cioè l'aiuto che vi chiedo di dare, come fate sempre, giusta informazione e sapere che comunque non tutti gli asintomatici poi li riprendono. Ma lei è preoccupato? Io sono preoccupato, intanto sono sempre preoccupato della salute dei Veneti, questo poco ma sicuro. Questo è uno dei momenti nei quali il Presidente si preoccupa della salute dei Veneti. Dall'altro dico anche che dobbiamo avere una gestione perfetta, perché la mole di richieste potrebbe essere tale per cui vanno in tilt gli ospedali, però ne sia che abbiamo chiesto di mandare infettivologi a Padova, perché in questo momento Padova ha preso d'assalto il tema dei tamponi. E così accade nel pronto soccorso ad Oro questa mattina, la mattina presto avevamo già 90 persone presenti. Quindi dobbiamo tranquillizzare i cittadini, sapere che ci sono dei protocolli da applicare e capire, quando si dice il cittadino di Schiavonia che è rimasto 14 giorni in ospedale, noi abbiamo applicato i protocolli dello OMS, Organizzazione Mondiale della Sanità, che dice che un cittadino, se non ha avuto contatti, non è venuto da zone a rischio, deve rientrare nelle qualità delle cure per conseguire un'influenza. Premetto che non è il Presidente della Regione che fa iniezioni, sono ministro dei farmaci, perché poi c'è sempre qualcuno che si avventura con queste. Non è momento di polemiche, però c'è il momento del rispetto di capire che abbiamo 54.000 dipendenti che stanno lavorando nella sanità e vanno rispettati. Grazie. Ti aspettiamo qui per avere notizie. Altre notizie in serata?